Ciao a tutte ragazze, allora brevissimo video in cui vi voglio mostrare appunto le creazioni che ho postato su Facebook nell'ultimo periodo, vi sono piaciute e spero appunto che questo video vi piaccia ancora di più. Partiamo con la prima, che è questo gufotto. Come potete vedere l'ho realizzato nel color Tiffany, diciamo. Ho sfumato le orecchiette, le alucce, il codino con degli ombretti azzurrini, verdini, perlati. Questo è il risultato finale, spero che vi piaccia il soggetto, perché io vorrei andare a realizzarne altri, sempre come ciondoli per collana, magari in diverse colorazioni. Questo è il primo gufotto. Poi, sempre a tema gufotti, abbiamo questo, anche lui texturizzato, con gli occhioni allucinati. E al culetto gli ho appeso questa luna, anche lei è texturizzata e ruvidina. Questo diventerà un bracciale, difatti ho realizzato anche la stellina da mettere a fianco. In realtà ne avevo fatte due, ma la seconda si è andata a far benedire, non lo so, non la trovo più e niente, la rifarò. E quindi questi sono i buffetti. Poi ho fatto questi due pan di stelle. Questa volta li ho fatti un po' più, mamma che italiano, li ho fatti leggermente più grandi rispetto al solito, e le stelline, anziché farle col bianco classico, le ho fatte col bianco effetto perlato. Non so se riuscite a vedere la differenza, forse si vede un po' pochino. E comunque con questi ci andrò a realizzare un paio d'orecchini. Poi la luce se ne va. Sempre con quell'effetto perlato ho realizzato il Winnie Pooh, che avevo già fatto in passato. Se non sbaglio questa è la terza o quarta volta che lo ricreo. Comunque questo Winnie Pooh, anche lui diventerà un braccialettino, e a fianco gli applicherò questi cuoricini, sempre con effetto perlato, fucsia perlato. E niente, questo è il Winnie e questi sono i cuoricini. C'ho le dita che sono zampogne, quindi non riesco a farveli vedere. Comunque poi, se volete vederli nel dettaglio, andate a vedere le foto su Facebook, che sicuramente renderanno un attimino di più. Poi passiamo al tema dolcioso, qua facciamo arrivare il Natale in anticipo. E ho fatto questo mino biscottino, e niente, mi piace troppo realizzarli con gli occhietti kawaii grandi, proprio con la luce dentro gli occhi, luccichio, e ho provato a farli leggermente più piccoli rispetto a quelli che facevo prima, e devo dire che il risultato finale mi piace, con questo ciuffetto di panna, il fiocchetto, la cioccolata. E da fianco a questo ci metterò questo bastoncino di zucchero, che è appunto anche lui molto natalizio. C'ho le mani veramente che oggi non funzionano. Comunque questo e la barrettina di cioccolato che adoro, che mi piace tanto realizzare, perché è semplice, veloce e si abbina benissimo con i rossi, insomma, con le tonalità rosse. E niente, questo sarà appunto un altro bracciale. Infine ho realizzato quest'altro mino biscottino, lui col ciuffetto di panna e gli zuccherini in testa. C'ha la faccia come dire oddio cosa è successo, perché gli hanno sparato un morso in testa, poveri. Infatti si vede il morsichino, il morsetto. E anche lui diventerà un bracciale, oggi non so parlare, è inutile, e un bracciale affiancato da questa fetta di torta molto semplice, così rosa con ripieno al cioccolato, e questo lecca lecca, questo lollipop, anche lui rosa e bianco col fiocchetto marrone. E niente ragazzi, il video è questo, è terminato, queste sono le ultime creazioni, ora cerco di mostrarvele senza spaccare tutto, proviamo a vedere se ce la faccio. Eccole qui,
spero che vi piacciono. Adesso vedrò di montarle e poi andare avanti. Non fate caso al mio sfondo che ormai è praticamente distrutto, ho quello nuovo ma mi piace più questo anche se è rotto. E niente ragazze, commentate se vi va e vi saluto al prossimo video. Ciao ciao.